Ti do un calcio e te la butto. Dai, sempre così, avete rotto il cazzo con questa storia. Allora, ci spiega che cosa state facendo qui? Ci spiega chi state facendo qui, è momento di fare questi lavori e volete sempre buttarla in cacciara, cavolo, no! Vi stanno chiedendo centinaia di automobilisti, migliaia di automobilisti, è orario di fare questi lavori, sì o no? Che cazzo minaccia? Ma che cazzo minaccia? Te la rompo e te la butta! Ma che cazzo minaccia? Te la rompo e te la butto. Te la rompo. Che cosa mi aspetta? Mo' li chiamo io i carabinieri, che avete rotto i c***i, avete rotto. Avete rotto i c***i, avete rotto. Avete rotto i c***i, avete rotto. Chiamalo tu, che avete rotto i c***i. Mi avete rotto. Ma tu guarda un poco, guarda, te la rompo, te la rompo. E appunto, quello voglio sapere. Che cazzo te la butto? Che cosa? Ho detto ti vengo a rompere la macchina. Riprendi, va. Riprendilo. Sta fermo. Oh, ma lei non mi deve intervistare. Sta fermo. Non alzi le mani, non complichi la situazione. Chiama la polizia, chiama l'esercito, il genio civile. Ma solo a Bari succede. Perché lei sta facendo inversione, che sta facendo? No, non quanto ci ha messo? Cioè, questi lavori invece di farli di sera dove c'è meno traffico, si fanno la mattina, ma è una cosa normale. Andiamo, che se no lo liberano. Andate, mo lo devono liberare. Tante tiba passate, lo devono liberare il cristiano che c'hanno dentro. Avete ragione, tutto bloccato. Poi le reazioni di questo tipo tensioni, teletensioni. Qualche automobilista sono arrivati anche un poco a schifio, capisci? Ci stava dicendo. Allora, mo, fai un acco, vieni col ragazzo e vieni in fondo alla signora che la vuole parlare. Alla perché esso. Sì, non è giusto. Lui dice un giorno, ma un giorno sai cosa si perde? Qua dicono tutti, nessuno ha colpa. Nessuno ha colpa, perché questi lavori si fanno di notte, non di giorno. Vabbè, lei che fa? È venuto proprio a dire protestare fin qui? Sì. Fin qui, è venuta proprio. La seguiamo così ci fa parlare con chi vuole protestare. Sì. Quanto ha perso? Perde tanto. Attenzione perché poi facciamo il patatrack. Stiamo andando al lavoro, sì. Avete detto che è arrivato in ritardo. Ovviamente. Ci paga. È sempre noi. Sempre voi. Quello è il problema. Pantalo, fate passare, se non si capisce niente proprio. Assolutamente. Invece le fai di notte queste cose, crei meno problemi. Come negli altri paesi. Europei, diciamo, civili. Europei, esatto. Bene. Voi invece qua, una strada di grande percorrenza, una delle principali arterie di accesso e di uscita alla città, viene inchiavicata dalla mattina fino alla sera. Poi ci dici tu a chi dobbiamo ringraziare di tutto questo? No, guarda, noi lo stiamo chiedendo a chi dobbiamo ringraziare, perché tutti sì, siamo stati aggrediti dagli operai, cioè c'è gli operai. Perché? Boh. Esattamente. Vabbè, voi avvisate al lavoro. Vabbè, abbiamo già avvisato con tutti i comodi. Potete fare tranquilli. Tanto i vostri licenziati, tanto no, i vostri soldi non valgono niente. Lo so, soldi. Questo lo sappiamo. Quelli degli altri, ma i vostri non sempre valgono niente. Sempre quelli degli altri. Il bordello deve consegnare pure imbottigliati. Ma la gente si chiede, gli orari di fare i lavori, o no? Non ha niente da dire, qua sono tutti fermi, la vedo sconsolata, è orario di fare i lavori. Può fare, infatti, a quest'ora queste cose qui, ma poi è da stamattina un alle 7, che non si capisce più niente. In altre città lavorano di notte, cioè, no? Quale ambulanze, carabinieri, un casino. Infatti stavano i carabinieri che stavano per venire. Hanno spento la sirena. La sirena, pure non si sono rassegnati. Vabbè, lei vada, aspetti. Che suona? È normale, o no? È normale. Lei che fa? Ha fatto la furbetta lei, l'abbiamo sgamata. Buongiorno. Qualcuno ci dice, ma è orario di fare questi lavori bloccando tutta la storia, non potevate fare a tratti altro? Lavoriamo pure la sera. A te. Che tu vengo stai a parlare, vai un'altra parte. Vai un'altra parte. Tutti che sono, fai passare. Vai un'altra parte. Un gibilero, è un gibilero, non si capisce nulla, non si capisce niente. L'ambulanza, come va a passare l'ambulanza? Ma no, l'ambulanza, dov'è? Dov'è l'ambulanza? No, i carabinieri, sirene spiegate! Il casino, vada! La vedo sconsolata e afflitto. Da stamattina che abbiamo, diciamo, la giornata completamente bloccata la strada. È andata a puttane proprio, Poi chiaramente noi siamo un'attività che
Lavora, non siamo stati neanche avvisati, lavoriamo. Non ve l'hanno detto? No, cioè non... noi quel giorno dalle 8 niente. Ho chiamato i vigili, mi hanno detto che ci sono dei cartelli, ma io chiaramente vengo la mattina alle 4 e mezza la mattina, ma non vedo questi cartelli. Chi glielo fa fare alle 4 e mezza? Chiaramente veniamo per prepararci la giornata. La giornata, che è andata in gloria. In gloria. E abbiamo preparato già tutto e ci hanno bloccato questa strada. Adesso tutto quello che noi abbiamo preparato, che facciamo? Lo buttiamo? Ma i soldi suoi. Ci ce ne frega dei soldi. Ah sì, ma questo cioè... no, a noi cioè per loro noi non siamo nulla, siamo solo dei numeri. In giro per il mondo. Li ha visti di notte fare i lavori? No, di notte sì, fare... che cammini meno persone, un va là, piano piano. Ma chiaramente di notte. Allora adesso la fibra. Questo è l'orario del ponte proprio. Hanno bloccato poi la vena ottica di Bari, cioè via Bruno Bozzi. Cioè, la principale, entrano ed escono milioni di magri. Vai a bloccare una strada principale del genere. Vabbè, non sappiamo... paga? E chi paga noi stupidi? Voi? Noi. No, stupidi no, non dico così. No, noi siamo stupidi. Noi siamo stupidi, perché alla fine non facciamo mai nulla. Comunque, la prossima volta avvisare, a parte avvisare, almeno. La prossima volta ci mettiamo per la strada. Barricate. Vediamo se per piacere ci dà due gilet gialli. Almeno se dobbiamo bloccare la strada, blocco io la strada. Il casino Rossi li vogliamo. No, li blocco io la strada. Almeno blocco io la strada, sto consapevole di quello che mi sto facendo. Non che devono bloccare loro. Del danno inferto, diciamo. No, del danno che mi hanno fatto loro oggi a me. Possiamo dire avvisare, niente, tranquillo. Qualche migliaia di euro danni. No, 1.000 euro vanno via. Sicuro. Di sicuro. Aspetta, di non entrate. Poi immagino che dobbiamo prendere la merce. Abbiamo buttato su 2.000 euro. Forno acceso, pizzaioli, dipendenti, giornate, corrente. E questo è il nostro. Però dicono che le autorizzazioni ci hanno aggrediti fisicamente. Sì, perché sì. Abbiamo chiesto, è normale. La reazione è stata l'aggressione fisica. No, non è il fatto. L'aggressione fisica. La reazione è giusto che loro dicono che c'hanno l'autorizzazione, ma i coglioni che le hanno dato l'autorizzazione. Questo, basta. Io questo voglio come capire. Voglio conoscere la persona che le ha dato il risultato, lui prende lo stipendio a fine mese e degli altri se ne sbatte, non è che dice vediamo come organizzarci, come fare fluire il pubblico, come... no niente, vai, lavora, chiudete la strada ed è non ci interessa niente. Cioè, arriva fino alla statale. No, bloccata, tutta via Bruno Bozzi, bloccata. Vabbè, chiudi oggi, fai pigna giornata. No, ma io l'ho detto, se io sapevo che era questa giornata, prendevamo una giornata di ferie e tutto era a posto. Ah, la prossima volta avvisate, perché uomo avvisato non spende i soldi, è così.